Giro d'Italia, ritorna in Calabria, ritorna nell'area del Reventino, nell'area del Savuto, quindi Tiriolo, Soveria Mannelli, Rogliano, per poi procedere verso Cosenza. Sì. Da molti anni che stiamo cercando di lavorare per avere il Giro d'Italia nell'entroterra. Quest'anno abbiamo avuto le persone adatte per poter fare quello che abbiamo fatto. Diciamo che le persone che hanno lavorato intensamente a far sì che avvenisse questo bellissimo avvenimento, che il Giro d'Italia attraversasse l'entroterra e non facesse la solita sfilata come ha fatto gli altri anni sulla Tirrenia, perché lì a Calabria è bellissima e vasta, 800 km di costa, però la gente è pure stanca a vedere sempre il mare che è bellissimo. Diciamo che la vera parte atletica del ciclista è nell'entroterra, dove ci sono le salite, dove puoi disputare da scalatore tappe in salita, dove puoi dare veramente, puoi mostrare quello che realmente sei. Quindi per noi è stata una grande vittoria, grazie a Mimmo Purzomì, a Pino Abbate e diciamo a Francesco Moser, che ci onora sempre in questi eventi, perché lui è stato, non è che lo devo presentare io, un grande, e lo è tuttora ancora a livello umano. Quindi questa è la bellezza di chi pratica lo sport e fa sport, perché si fa amare come idolo. Io diciamo che Moser per me è stato sempre un idolo e non per niente mi è avvogliato a fare dei record, quindi non ai suoi livelli, perché i suoi sono più famosi, sono stati quelli che diciamo sono stati realizzati dalla federazione, i miei diciamo sono stati realizzati da noi privati, dove abbiamo ottenuto poi risultati abbastanza ottimi. Quello che ci lega sono le fatiche, le sofferenze e quant'altro, quindi un attimino, e quindi è piacevole tutto ciò. Ringrazio Francesco Moser perché nel 2010 Mimmo Purzomì mi ha fatto onorare a Tiriolo, portarlo a Tiriolo, ci ha onorato e ha fatto con noi anche una bellissima pedalata di pochi chilometri, non so se se la si ricorda, ma abbiamo fatto Pasqualazzo San Pietro Apostolo, quindi, e poi una bellissima cena, quella sicuramente te la ricorderai, con i vancali. Sì, sì. Abbiamo dato dei vancali in premio e in regalo alla moglie e alla moglie di Giorgio Martino, perché era anche presente lui all'epoca. È stato un avvenimento speciale, bellissimo. Ok, siamo contenti di tutto quello che abbiamo fatto, grazie a Mimmo di nuovo.